l'arbitrato, i suoi principi fondamentali, le regole istituzionali universalmente riconosciute. Questo è il tema di una puntata speciale del Quattrino Politico della Campania di oggi. Ne abbiamo parlato in un convegno che si sta tenendo alle mie spalle tra i relatori, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni. Sentiamo il Presidente e poi gli altri relatori. Presidente, l'arbitrato come strumento fondamentale soprattutto per le imprese che vanno all'estero? Per le imprese che esportano. D'altra parte, in questo momento di forte contrazione economica, uno dei pochi segnali positivi che registra il mercato campano e dell'area metropolitana napoletana è l'export, l'internazionalizzazione dei nostri prodotti. Dunque, accompagnare questa vicenda economica dell'export con una funzione importante, quale quella dell'arbitrato, che la Camera di Commercio, come dire, accompagna al sistema delle imprese, significa coniugare al tempo stesso le esigenze delle imprese all'esportazione ed un'assistenza tecnica attraverso le strumentazioni dell'arbitrato, che sono un elemento fondamentale di disciplina delle vertenze laddove dovessero insorgere. Il perché di questo convegno è per prendere l'opportunità, la coincidenza con una riunione della GAFTA di Londra, un'associazione globale di cui io sono stato presidente tra il 2009 e il 2011 e sono stato anche presidente della Camera arbitrale di questa associazione globale. In effetti la coincidenza con la nomina della nuova presidenza della Camera arbitrale di Napoli, ho chiesto al presidente Maddaloni di consentirci di tenere questo seminario internazionale per la prima volta, con il proponimento di ripeterlo una seconda volta tra due anni. Lo scopo è quello di confrontare la cultura anglosassone e la nostra cultura italiana in un settore che in questo momento è strategico e importantissimo per dirimere delle dispute che purtroppo insorgono in questi mercati straordinariamente folli. L'arbitrato è una cosa importantissima, ma non da oggi, da sempre, che ha dato sempre nelle controversie sia locali sia nazionali e internazionali, hanno dato sempre dei risultati molto molto precisi e molto rapidi, principalmente per chi era soccombente e chi doveva avere giustizia. Quindi io mi auguro che nella nuova politica di oggi il politico abbia anche una cultura, si faccia anche una cultura arbitrale, perché in questa maniera, con tutto il rispetto della magistratura ordinaria, il politico deve avere questo sentimento interno, questa cultura arbitrale per fare in modo che alcuni argomenti, alcuni problemi vengano risolti al più presto. Il ruolo dell'arbitrato sicuramente è importante. Quanto è inciso, e qui ci rivolgiamo a chi è stato capo della Procura di Napoli, quanto è inciso su, in termini proprio quantitativi di lavori, il mancato ricorso all'arbitrato in alcune vicende giudiziarie? Ma quantitativamente secondo me moltissimo, perché naturalmente non potendo fare l'arbitrato si ricorre all'autorità giudiziaria, che purtroppo molti hanno abbandonato questo istituto alternativo, mentre invece per le imprese è una cosa essenziale, perché risolve le questioni in breve tempo e anche con minor spesa rispetto a un'azione giudiziaria che dura da anni. Questo è un bel convegno perché mette in campo soprattutto quello che sta avvenendo all'estero, che ormai è un fatto abituale, mentre qua in Italia c'è molto ancora da faticare. Oggi a Napoli stiamo riprendendo appunto la Corte arbitrale e ricostituire l'elenco degli arbitri di ufficio proprio per dare una spinta a questo istituto che ai fini economici è molto più essenziale di un'azione giudiziaria. Ci consente una domanda, ma in una città dove si dice che non si possono mandare via gli abitanti delle vele perché c'è un disagio sociale, come si fa a coniugare tutto questo poi con il ricorso alla legalità?
Ma si curerà sloggiando le persone che stanno nelle vele e dando loro un alloggio e abbattendo le vele, che sono veramente una cosa di obbiosa, che nonostante il giudizio dato da qualcuno che si rifà alla vecchia architettura degli anni passati, che non ha realizzato tutto quello che doveva realizzare, cioè centro servizi e naturalmente servizi sociali. Hanno costruito e basta, creando dei fortini e dei, naturalmente i nuvoli che sono quelle che sono. Le vele di Scampino non hanno nulla a che fare con le vele di San Polo. San Polo sono delle vele veramente che è un esempio di architettura. Le vele di Scampino sono riuscite male e debbono essere abbattute.